Amici di Vai Elettrico, benvenuti. Oggi vi presentiamo due video, una doppia intervista a Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna, e Antonio Muscas, rappresentante del comitato Suentu Nostru e rappresentante anche della rete dei comitati contro la speculazione energetica in Sardegna. Sono due posizioni diverse, molto diverse sul tema delle rinnovabili in Sardegna. Si tratta di quattro domande uguali per ciascuno dei due interlocutori di Vai Elettrico. Naturalmente sono diverse le risposte. Vi auguriamo una buona visione. Dopo il decreto Draghi, l'aumento esponenziale di progetti sulle rinnovabili in Sardegna, si parla di assalto eolico e di speculazione. Ritiene che quelle espressioni descrivano correttamente il fenomeno? Gli impianti in corso di realizzazione, per intenderci quelli che hanno avuto una comunicazione di inizio lavori precedente alla moratoria della Giunta Todde, sono 37. Sono 4 impianti eolici e 33 impianti fotovoltaici. Non sono dunque i numeri di un assalto, ma il risultato di procedure di valutazioni rigorose che a volte approvano, a volte modificano i progetti presentati dalle imprese e in buona misura anche bocciano questi progetti. Il notevole numero di richieste di autorizzazione, di allaccio a terna, che sono ora sul tavolo dei valutatori, si sono accumulate per un ritardo dal punto di vista normativo e anche un ritardo nell'affrontare proprio le valutazioni. Ovviamente è necessario un cambio di passo, nel senso che servirà anche a rafforzare le strutture che sono preposte a esaminare i progetti e soprattutto avere il coraggio di dire i sì e i no che servono. Quello che temo, che teme Legambiente, è che concentrandoci invece sulla paura della speculazione perdiamo l'opportunità e perdiamo di vista la priorità di decidere insieme quella cornice di regole con la quale vogliamo che l'iniziativa privata, i progetti, dunque si misurino per avere un quadro di impianti sul nostro territorio che sia compatibile con le nostre aspettative, con la necessità di tutela del paesaggio, di come dire, conservazione della nostra identità. Quindi continuiamo a valutare in maniera sempre più incisiva ed efficiente, promuoviamo i progetti buoni e bocciamo quelli sbagliati, come la Regione sta facendo da circa 20 anni. Ricordo per inciso che tra il 2001 e il 2003 sono stati presentati all'istruttoria della Regione Sardegna, che era l'unica titolare allora, circa una novantina di impianti eolici. Allora non abbiamo gridato all'assalto, erano tanti e ricordo che soltanto 19 sono diventati poi dei cantieri. Ecco, i numeri che affrontiamo oggi sono la naturale evoluzione sia della tecnologia sia soprattutto della consapevolezza sull'urgenza di agire che abbiamo rispetto alla crisi climatica. Una gran parte dell'energia in Sardegna è prodotta dalle fonti fossili. Com'è possibile sostituirla? Quali sono le soluzioni? Dobbiamo abbandonare le fonti fossili. Come fare? Mettiamola così, non ci sono delle alternative che non abbiano degli impatti dal punto di vista ambientale o paesaggistico. Se davvero siamo tutti d'accordo, come diciamo, che dobbiamo decarbonizzare, allora ci compete scegliere la soluzione meno impattante e impegnarci per gestire al meglio le interferenze che comunque ci saranno con il paesaggio e con le componenti ambientali. Aggiungo un'altra cosa, non solo dobbiamo decarbonizzare, ma dobbiamo anche farlo in tempi brevi, perché mentre ragioniamo sul come, vediamo i nostri paesaggi, i nostri territori cambiare. E in Sardegna, sono all'ordine del giorno le notizie, le immagini sui boschi che si seccano, sugli invasi, i corsi d'acqua che si prosciugano e di conseguenza sulle economie turistiche e rurali che vanno in crisi, va in crisi l'agricoltura, va in crisi l'allevamento, ma anche i segnali preoccupanti vengono dal mondo del turismo, l'escursionismo che non potrà più contare sulla qualità e integrità dei nostri paesaggi collinari e montani. Allora la risposta è scontata. Qual è la soluzione? Qual è l'alternativa alle rinnovabili? L'unica che ci consente di agire in fretta,
minimizzando gli impatti ambientali e paesaggistici, è indubbiamente il ricorso alle rinnovabili. In un mix che deve tenere conto delle possibilità di realizzazione di eolico a terra, di eolico offshore, di fotovoltaico e di agrivoltaico. Un altro elemento è fondamentale per uscire dalle fossili. La forza, diciamo, la sicurezza e l'integrazione del sistema di infrastrutture che legano la Sardegna al continente. Non solo la Sardegna, anche la Sicilia. Il Tyrrhenian Link, che viene tanto contestato, in realtà è un'infrastruttura fondamentale perché se vogliamo davvero praticare il phase out dal carbone, noi abbiamo bisogno di una stabilità e diciamo di mettere in sicurezza un sistema di produzione completamente diverso, che non basato sulle rinnovabili, che non ha la stessa costanza delle fossili. Il sole e il vento lavorano quando dicono loro, quando decidono loro e non quando decidiamo noi. Quindi un'ultima cosa è importantissima, che la regione si interfacci con Terna proprio sul tema del Tyrrhenian Link per il cavo, il punto di approdo e la stazione di Selarjus. La regione deve fare regia, perché questo non è un intervento di rilevanza regionale, ma di rilevanza nazionale. E allora è importante che il progetto stesso si misuri con le comunità e con il territorio, tenendo conto di questa importanza e contribuendo con un valore aggiunto ulteriore che deve essere la regione a esigere, a pretendere. L'ultima battuta sulle alternative. C'è chi dice, chi chiama l'idrogeno. L'idrogeno non è una vera soluzione. In realtà è solo un modo per stoccare, per conservare l'energia. Non esiste solo in natura e dobbiamo produrlo utilizzando cosa? Fonti rinnovabili, perché altrimenti non sarebbe idrogeno verde e sarebbe impattante più di altre soluzioni sul clima. Allora, ricordiamoci che perderemo, energia, dovremo produrre energia da fonti rinnovabili. Produrre idrogeno per conservarla e quando chiederemo a quell'idrogeno di restituirci energia ne avremo molta meno perché c'è un calo di rendimento. E allora diciamo l'idrogeno non è una soluzione diretta, è una prospettiva su cui dobbiamo lavorare, ma non un'alternativa diretta alle fonti fossili. Fino a che punto ritiene che le comunità energetiche e il fotovoltaico sui tetti possano rappresentare una soluzione alla domanda energetica? Si parla tanto in questi tempi di comunità energetiche rinnovabili e anche della possibilità di installare il fotovoltaico sui tetti. Queste sono un pezzo della soluzione, non la soluzione. Un pezzo io dico importante perché Legambiente si è sempre dall'inizio veramente spesa tanto per promuovere le comunità energetiche rinnovabili e richiamare l'attenzione pubblica al sostegno anche economico di queste iniziative. Perché mettendo in gioco la responsabilità dei cittadini si ottiene non tanto una risposta, un tornaconto in termini produttivi, quanto di consapevolezza, elemento comunque fondamentale nel processo della transizione. Da poco mi è capitato di sentire un sindaco, uno dei sindaci dei nostri piccoli comuni della Sardegna, che raccontava la sua esperienza di comunità energetica. E quali erano i termini? Innanzitutto diversi anni per portare a compimento l'operazione, 45-50 adesioni tra cittadini e imprese e 45 kW di potenza. Ma se noi consideriamo che una turbina, un aerogeneratore di quelli moderni può generare 6 o 7 MW di potenza, stiamo dicendo che di fatto ci vogliono 100 comunità energetiche per ottenere gli stessi risultati che otterremmo con una singola turbina. Capite che la proporzione è davvero a vantaggio di alcuni impianti, grandi impianti di scala industriale. Faccio un esempio e non voglio davvero banalizzare, ma cercare di spiegare questo messaggio. Noi oggi non penseremmo mai di gestire i rifiuti organici nella grande quantità che produciamo per il nostro stile di vita con le sole compostiere domestiche, pur sacrosante e preziose proprio in termini di abbattimento
delle quantità e di responsabilizzazione dei cittadini. Lo facciamo, continuiamo a sostenere queste operazioni insieme a cosa? Ad alcuni grandi impianti di compostaggio realizzati secondo le migliori pratiche, le migliori tecnologie, che siano realizzati dove si può senza con il coinvolgimento delle comunità, senza o con pochissimi impatti dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Ecco, lo stesso metro, la stessa misura dobbiamo utilizzarla quando ragioniamo di politiche energetiche. Si stanno raccogliendo le firme per la legge Prattobello che punta a dare maggiori poteri alle comunità locali sulle scelte energetiche. Pensa sia fattibile in un contesto di interdipendenza nazionale e continentale? È un dato di fatto che il ruolo dei territori, delle amministrazioni e delle comunità sia stato trascurato in questi anni in cui si è dato così forte impulso al tema della transizione energetica. Ed è stato, abbiamo perso tanto, abbiamo perso un patrimonio, la possibilità di valorizzare un patrimonio enorme di competenze, conoscenze, senso identitario e passione nel processo di transizione e anche localmente nella realizzazione degli impianti. Diciamo che quello che abbiamo perso è una portata culturale di questo processo, mentre ci si è focalizzati sugli aspetti tecnologici e soprattutto locali in nome di una urgenza e di una logica emergenziale che probabilmente doveva essere gestita in maniera diversa. Oggi il protagonismo delle comunità che giustamente si sono sentite escluse dal processo decisionale si manifesta come? Con un generalizzato rifiuto alle rinnovabili. E invece quello che dovremmo cercare di rivendicare è un cointeressamento, chiamiamolo così, dall'origine dei processi e un ruolo attivo delle comunità, delle persone in tutte quelle trasformazioni che intervengono sul paesaggio, sostenendo quelle buone, ma anche sentendoci responsabili e chiamati a dare un contributo quando c'è da rigettare quelle trasformazioni negative. Quindi non soltanto dobbiamo sentirci coinvolti dal tema delle rinnovabili, ma pensiamo all'occupazione residenziale delle campagne, l'abusivismo costiero, il mancato ripristino e bonifica, delle cave o delle aree industriali dismesse. Quindi è importante che noi rivendichiamo davvero, ci riconosciamo e chiediamo di avere voce in capitolo come comunità regionale. All'interno, io credo, di quel cantiere che veramente è prevalente rispetto a tutto il resto, che è quello del piano paesaggistico regionale che va aggiornato e va esteso alle aree interne. E appunto non soltanto per definire le regole relative alle rinnovabili. Ricordiamoci però anche un'altra cosa, la regione Sardegna, quindi non soltanto i singoli cittadini hanno un ruolo, devono rivendicare un ruolo. Ricordiamoci che la Regione Sardegna ha l'ultima parola sugli iter autorizzativi, perché rilascia l'autorizzazione unica anche per quei progetti che fanno il giro largo, arrivano in Sardegna passando per procedure di VIA nazionale. Ecco, anche in questo senso la Regione può farsi interprete delle sensibilità regionali, rigettando gli eventuali progetti sbagliati.